perché l'arte migliora la vita, questo è lo scopo dell'arte, migliora la vita altrui. Infatti se uno avesse un'abilità, sa cantare, sa recitare, sa scrivere poesie, sa dipingere, e se lo tiene per sé, sa danzare, e se lo tiene per sé e non fa vedere agli altri questo suo dono che ha ricevuto, va all'inferno. Avendo fatto un anno di Dante, come tu sai, in tutta Italia, sono diventato esperto di inferno, paradiso e purgatorio. Quindi chi ha un dono, un talento e non lo utilizza a favore degli altri, va all'inferno, peggio per lui. Quindi è giusto. Quindi il problema vero dell'arte è questo. Cioè, provate a immaginare la differenza. Mettiamo che fosse divisa in due mostre diverse questa palazzina azzurra. Da una parte Greta Pirri, dall'altra il più grande artista del Novecento, vale un milione di euro, quindi un po' più di te, Fontana. I tagli di Fontana. No? Fontana. Uno entra nella prima stanza di là e vede un taglio di Fontana. Si commuove. Sì. Si mette lì e dice, ragazzi, un taglio di Fontana. Si è commosso, lo spazialismo. Poi si sposta un attimo e vede due tagli di Fontana. Non te lo sorreggono, perché uno davanti a due tagli di Fontana, ragazzi. Poi si sposta e vede tre tagli di Fontana. Che arriva l'ambulanza, perché questo sviene. Cioè, poi si sposta un po', quattro tagli di Fontana. A quel punto rischia veramente. Cioè, ragazzi, non è così l'arte, è un'altra cosa. È anche molto più personale. No? Chi è? No, cosa? L'arte, no, la bellezza, no, la bellezza, che quindi l'arte deve rappresentare la bellezza, è oggettiva. Faccio delle discussioni su se la bellezza è oggettiva o soggettiva. La bellezza è oggettiva, perché è proporzione. Quando mi dicono no, è soggettiva, uno può piacere o non piacere, va bene, senza offendere nessuno, ma se ti arriva un signore gobbo, storto, con una gamba più piccola dell'altra, con l'occhio uno su uno giù e senza un dente, è bello? No, è oggettivamente brutto, che poi qualcuno possa piacere, ma è un gusto suo. Quindi il gusto è una cosa, la bellezza è un'altra. Tu puoi dire non mi piace, non mi piaceva quando era giovane, che so io, vediamo un po'. Una che ho visto da poco che è molto brutta adesso, ma che è la moglie del regista. Vabbè, ma portate vari nomi. Però era sempre tutti in relazione a qualcosa. No, la bellezza è oggettiva. Deve essere oggettiva, perché è proporzione. Quindi non è l'altezza, non è la piccola, è la proporzione. Quindi anche per i quadri, per l'arte, tu puoi dire la Pietà di Michelangelo è brutta? No, puoi dire non mi piace, preferisco un'altra cosa. Ma non puoi dire che non è bella, è fondamentale. Cioè, se perdiamo il concetto, tanto è vero, quando ci faccio una citazione russa, giusto che siamo, anche se ha sbagliato farla, quando dico la bellezza salverà il mondo, Dostoevskij, è poi sbagliata, perché è la bellezza salverà l'umanità, il mondo si salva lo stesso. È perché la bellezza è oggettiva. Se no, non ci siamo, no? Poi lo diceva anche Kant, lo diceva anche Leonardo, questa della proporzione e della bellezza. Quindi nessuno può permettersi di entrare in questa mostra e dire queste opere non sono belle. Possono dire non mi piacciono, per comunque piacere il tuo astratto, ma non si può dire che non siano opere d'arte. Quindi nessuno può dire questa cosa. Ecco, detto questo, è vero che non siamo in tanti, però è vero che tanti verranno a visitare la Palazzina Azzurra, perché è molto frequentata. Poi è vero che attraverso i social avremo modo di pubblicizzare molto la cosa, qualunque nostro video va sui 10.000, 15.000, 20.000 visualizzazioni, quindi non è male. Poi ho dirigo il quotidiano dell'arte, che va a 100.000 persone, quindi pubblicizzeremo anche questo. Quindi faremo grande propaganda, ma la facciamo perché tutti hanno bisogno di arte. Per tornare a Dante, anche nel paradiso terrestre, dove lui è passato prima di andare paradiso, perché il paradiso terrestre è il purgatorio, cioè non è il paradiso, persino il paradiso terrestre dove tutto è meglio, nessuno potrebbe fare a meno dell'arte, della poesia, della cultura e della musica. Si potrebbe fare a meno di tante cose il paradiso terrestre, dalla politica alla magistratura alla polizia, perché il paradiso terrestre, ma non dell'arte, non della poesia, non della cultura. Quindi l'artista ha un ruolo fondamentale. Quindi artisti come Greta Pirri devono continuare a produrre e fare in modo che le proprie opere vadano in giro il più possibile. Grazie. Thank you.